È ormai noto e comprovato che il mancato utilizzo di un organo, quindi il cosiddetto disuso, va ad atrofizzare gli organi stessi. Mentre l'utilizzo, diciamo, per esempio, dei muscoli li rafforza, il disuso, invece, tende appunto a mandarli in atrofia, i muscoli stessi, e quindi a renderli deboli. Così come, il disuso molto spesso determina la distruzione del nervo, che a sua volta comporta un indebolimento del muscolo stesso. Un esempio classico lo si riscontra negli individui che hanno, per esempio, l'occhio non più funzionante. È stato visto infatti che negli individui in cui l'occhio non è più funzionante, anche il nervo ottico tende poi, per esempio, ad atrofizzarsi. O anche quando un rene cessa di funzionare per una malattia, l'altro rene, per cercare di compensare, va in sovraccarico per compiere un duplice lavoro e quindi aumenta le sue dimensioni. Se le ossa, per esempio, sopportano un peso maggiore, crescono di dimensioni, diventano più dure e aumenta anche la forza. Secondo Bernard, infatti, è la funzione che crea l'organo. Coloro che svolgono, per esempio, lavori più manuali e fisici hanno in media delle mani più grandi rispetto a quelli che svolgono dei lavori intellettuali. Provate appunto a prestare attenzione proprio a questo aspetto. Si ipotizza che coloro che hanno i mascellari più piccoli, per esempio, è perché usano poco le mani e anche i piedi, ma soprattutto la loro funzione masticatoria è basata appunto sulla ipofunzione, cioè tendono a masticare dei cibi morbidi. I mascellari, diciamo, per questo motivo, sono più piccoli negli umani civilizzati rispetto agli umani selvaggi. Nei selvaggi, infatti, la masticazione dei cibi duri stimola la crescita, diciamo, muscolare e di conseguenza anche la crescita ossea. Orologiai, intagliatori, insieme ad altri umani civilizzati, per esempio, tendono ad avere, la miopia. Gli umani selvaggi invece hanno molti meno problemi visivi, al massimo possono essere affetti da presbiopia. Miopia e presbiopia sono causate dallo stile di vita, ma hanno anche chiaramente una certa tendenza all'ereditarietà. L'inferiorità, dei leucodermi, o comunque sia degli umani civilizzati nella vista e negli altri organi di senso, è un effetto che, diciamo, si è accumulato, si è trasmesso, a seguito di un uso inferiore nel corso delle generazioni. Rengener era appunto naturalista e notò che gli europei trapiantati a vivere assieme agli indigeni selvaggi avevano appunto un'acuità degli organi di senso nettamente inferiore rispetto appunto ai selvaggi stessi. Inoltre, le cavità del cranio per ricevere gli organi di senso sono più ampie nei selvaggi rispetto ai civilizzati. Blumenbach notò appunto che nei selvaggi la cavità nasale è più grande rispetto ai civilizzati e ciò spiega anche le differenze nell'olfatto. Così come, per esempio, i mongoli delle pianure dell'Asia settentrionale, secondo Pallas, hanno sensi perfetti e ciò spiega perché hanno appunto gli zigomi alti, marcati e definiti, proprio perché gli organi di senso sono molto sviluppati. Gli esseri umani sono in grado anche di acclimatarsi con un dimostrato, diciamo, compenso. Per esempio, lo si vede dall'ampio torace degli indigeni Quechua che sugli altopiani del Perù respirano aria rarefatta, ma di compenso i polmoni chiaramente diventano più grandi. Avviene anche a livello degli alveoli polmonari questo processo, i quali tendono anche ad aumentare di volume.